Siamo alla Fondazione Rosselli di Torino in corso Giulio Cesare 4 bis. Eh, sta per iniziare il secondo dei seminari di un ciclo che si intitola Cognizione e Politiche Pubbliche. NAG, l'economia comportamentale in ospedale, dal consenso informato alla prevenzione. Con noi c'è il professor Marco Novarese che è professore associato di economia politica all'Università del Piemonte Orientale. Quindi a Vercelli e a Novara. Alessandria. Alessandria, perfetto, c'erano tre possibilità, mi aspetto sbagliato, tutte e due. Va bene. Ehm, allora, prima domanda: innanzitutto, eh, cosa significa nudge? E poi, visto che il suo intervento mh, si intitola ah, L'economia cognitiva in ospedale. Allora, che cosa significa economia cognitiva? E perché proprio in ospedale entra questa branca di cui lei è un esperto? Grazie. Ma allora, eh, per iniziare, credo sia utile osservare una cosa: l'economia, eh, a differenza di quanto probabilmente in genere si ritiene, è prima e più di tutto la scienza della scelta. Eh, non è solo o tanto la scienza che si occupa di soldi, investimenti, moneta e così via. Secondo l'approccio economico standard, le persone sono come delle macchinette che calcolano costi e benefici di ogni azione, di ogni scelta che devono compiere. Questa può essere una scelta che ha a che fare col denaro, ma anche la scelta di operarsi, di avere figli, qualunque scelta sia. L'economia cognitiva, è una scelta economica anche quella. È una scelta economica anche quella. Eh, tutto può essere valutato con, eh, monetariamente, a tutto può essere attribuito un, un costo e un beneficio. L'economia cognitiva cerca di migliorare, di andare oltre, di rompere questo modello ed è sempre la scienza della scelta, ma la scienza della scelta che cerca di fondarsi sulla psicologia, sulle scienze cognitive e quindi su un'idea diversa e più ampia di quello che è la gente e l'essere umano. Quindi analizzare le scelte os nell'ambito ospedaliero, che poi possono essere le scelte dei medici, le scelte dei pazienti o più in generale il rapporto medico-paziente, è da un lato un'applicazione naturale dell'economia. L'economia cognitiva cerca di portare più, re più realtà e più realismo, cerca di andare oltre l'idea che le persone siano solo delle macchinette che valutano tutto in maniera molto razionale e precisa. Potremmo dire che valuta i meccanismi mentali attraverso i quali le scelte vengono fatte. Esattamente, assolutamente sì. L'idea è quella di costruire i modelli di come, mentali di come le persone decidono, di come si raffigurano i problemi. Non solo costi e benefici valutati razionalmente, ma qualcosa di diverso e qualcosa di più. E lei cosa dirà, che il suo è, primo, è il suo primo eh, intervento, cosa dirà in questo intervento e perché questa serie, credo che sia attribuita al, al ciclo dei seminari, il termine Nudge? Ma allora, il mio intervento ha, ha l'obiettivo di introdurre e provare a spiegare cos'è l'economia cognitiva innanzitutto. Uh, quindi i cenni che ho fatto, uh, per capirla forse può essere utile un esempio che ci, ci, port che ci porta all'ambito uh, ospedaliero, all'ambito delle scelte che hanno a che fare con la salute o con la prevenzione. Uh, ci sono degli esperimenti fatti sia in laboratori sperimentali che sul campo, in questo caso uh, immaginiamo una mensa, noi uh, vogliamo far sì che le persone mangino in maniera più salutare. Come possiamo fare? Eh, se noi immaginiamo che le persone siano razionali possiamo dire ciascuno fa quello che ritiene meglio per se stesso e quindi ogni scelta quasi per definizione è buona. Se non vogliamo che le persone mangino certi cibi, la misura economica per eccellenza è quella di mettiamo una tassa su quel cibo, lo facciamo pagare di più. Questa è una misura che i liberisti non vorrebbero, ma che comunque rientra nell'ambito economico. Oppure la misura non economica ma Un'altra misura che un politico potrebbe dire è se ritengo che un cibo non vada mangiato ne vieto la produzione, ne vieto addirittura la vendita. Misura eh, impossibile, realizzabile da proibizionismo, ma in qualche maniera eh, immaginabile. L'economia cognitiva, eh, e qua entra in campo l'idea del Nagy, eh, propone una piccola idea, è quella di dire eh, proviamo a dare semplicemente alle persone una spinta per compiere una decisione che probabilmente loro ritengono essere migliore anche per se stesso. Il Con... termine nudge vuol dire giustamente spinta. Il termine nudge vuol dire spinta, pungolo. Spingiamo le persone a fare qualcosa che magari vorrebbero fare autonomamente. Allora, quello che si vede è che se in una mensa o semplicemente in un menù si mettono in determinate posizioni, quelle più in vista, quelle più, eh, faci, più facili da osservare, più immediate. Cibi che riteniamo salutari, le persone li mangiano di più piuttosto che non cibi meno salutari. Qua l'idea è, è solo una spintarella, perché se io in realtà sono fortemente motivato invece a mangiare una certa cosa, andrò a cercarla anche se è nascosta nel menu o se è nascosta nel mio banco. Eh, se però io. Eh, sono un po' indeciso. Questa spintarella può aiutarmi a prendersi cura della mia salute. Sì, la stessa, mi sembra che si utilizzi la psicologia comportamentale che ci sta dietro al marketing, per esempio, nell'esposizione in uno scaffale di un supermercato. È esattamente la stessa cosa, vista nell'altra prospettiva. Finora, il marketing, il marketing era eh, la scienza che studiava come far sì che le persone consumassero di più. Eh, è una scienza fortemente empirica, in cui in fondo a chi fa o faceva marketing non interessava studiare bene i comportamenti delle persone, interessava vendere. Eh, L'economia comportamentale, partendo da altri versanti, è arrivata a scoprire cose che probabilmente chi faceva marketing sapeva già da tempo, magari senza capirlo, senza modellarlo tanto in maniera elegante, ma sapeva. E questa cosa. Qualcuno dice se la fanno le imprese non è altrettanto giusto che la faccia anche lo Stato, l'ospedale, per far sì che le persone stiano meglio. Non tutti sono d'accordo sul fatto, da un lato sull'efficacia, dall'altro su quanto sia giusto fare questa cosa, è giusto stimolare le persone a consumare cibi sani piuttosto che cibi non sani. Il rischio e il pericolo è quello di, di uno Stato paternalista che decide per il cittadino. Eh, sì, quello che diceva che è una scienza fortemente empirica lo si capisce anche dalla pubblicistica, dai io diventerò un ottimo venditore in 24 ore <ride> a libri molto più complessi, un po' come le teorie della comunicazione, ce ne sono per tutti i gusti, nessuno sa bene che cosa significhi, però giustamente eh, ci, sono, ci sono diverse discipline che parlano di questo. L'ultima cosa, mi sembra che ci sia un ambito eh, di eh, interposizione con la sociologia. Rispetto, ecco, quali sono i limiti, cioè gli ambiti di, di, diciamo, di collegamento e le differenze? Ma ehm, l'economia eh, comportamentale cognitiva effettivamente ha fortissime interazioni con tante altre discipline, dalla psicologia alle scienze cognitive, anche alla sociologia, perché poi appunto eh, ci sono dei meccanismi che funzionano bene perché le, le persone tendono ad avere lo stesso comportamento dei propri vicini. Una cosa proprio che si vede ad esempio per fare un esempio un'altra applicazione ospedaliera eh, è stata testata nel Regno Unito se io dico alle persone quando prenotano una visita guarda che il, eh, una grandissima quota delle altre persone prende un appuntamento e poi viene, viene puntuale le persone tendono ad essere più puntuali quando vengono in ospedale questa è una strategia che è stata testata nel Regno Unito per evitare uno dei problemi che c'è che le persone prenotano una visita e poi non vengono come facciamo a far sì che vengano di più, diciamo loro semplicemente guarda che, che gli altri vengono e questa spinta alla conformità aumenta di poco, insomma 18%, poi nemmeno tanto poco, eh, gli appuntamenti mancati con un costo molto limitato. Eh, ma appunto con un'efficacia un che è stata testata e, e che sembra funzionare chissà se in Italia questo conformismo c'è o non c'è forse in Italia ci sarebbe l'effetto opposto sarebbe interessante testarlo ma poi non è, può darsi che sia così io non credo sinceramente che poi siamo molto no, cioè, è... siamo sinceramente europei quindi è chiaro che le differenze credo che con l'Inghilterra potrebbero essere eh, minime la ringrazio moltissimo, credo che la reclamino perché deve iniziare questo seminario. Grazie mille. Grazie